Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Crypt of the NecroDancer. Siamo qui oggi pronti a fare una nuova partitozza. Dobbiamo spendere i 6 diamantolli che abbiamo ottenuto. Vediamo un pochettino. Vorrei prendermi questa, che la trovo molto buona. Poi vediamo qua cosa c'è di interessante. Un altro cuore e un'altra cesta in più. Vediamo qua se c'è qualcosa. Uno. Sì, c'è questa qua ricchezza, mi dovrebbe dare delle ricchezze. E ok, continuiamo a fare la zona 2. Perfetto, non so ancora se vi sta, se volete questa serie, se come la state gradendo oppure no. Quindi devo un pochettino ritenere il ritmo, perché se no è un problema, ragazzi. Potrei farlo cantando questo gameplay, ma sono tanto stonato e quindi voglio evitare di farlo così. Ma forse sì, lo potrei fare. Ok, meglio evitare. Però sì, se volete il gameplay cantato lo potrei anche fare. Potrei farmi tutto un video così, però vorrei evitare più che altro perché, come si può dire, se lo faccio cantando, ho dei problemi io, non nel gioco. E tra queste cose vorrei la corazza, in realtà, più quella che mi permette di vedere gli oggetti. Riuscirò a prendermi solo la corazza per adesso. Vediamo se riesco a prendermi dopo la roba per gli oggetti. Ho perso il ritmo. Una corazza 0.5 di difesa non mi dà nulla praticamente. Cioè, perché ho una cosa migliore adesso. Voglio quel monocolo che mi permette di vedere dove sono gli oggetti. Quindi devo stare un po' attento. Là ci sono 3 bombe. Bene a sapersi. Non so ancora se state apprezzando questo ritorno. Non so ancora se mi state pensando che sono molto scarso. Ma è oggettivamente vero. È più difficile di quello che sembra, ragazzi. Anche io la prima volta che l'ho visto pensavo che era una minchiata. Però dovete abituarvi al ritmo della canzone e allo stesso tempo parlare non aiuta perché mi fa perdere concentrazione per il ritmo. Quindi vorrei, no, non fare così. Vabbè, avevo una cosa che mi permetteva di congelare tutti i nemici. Buono, non tanto. Potevo anche non sprecarla qui, se voglio essere sincero. Ok, lanciamo questa cosa qua. Magari la distruggo i nemici. No, ovviamente. Ok, lo scheletro in un paio di mosse in realtà verrà distrutto. Ho le bombe, quindi posso rompere quel barile. Però avrei preferito non usarle. Ok, bomba, vai. Mi ottengo questa qua che mi dà delle ricchezze. La uso già adesso, su e sinistra. Su e sinistra, sto usando su e destra. Muori. Oh, per un nanosecondo. Vabbè, ho rinunciato al formaggio per poter sopravvivere praticamente. Ok, una lancia lì. Però c'è una lancia migliore qua in teoria. Perché questa fa sempre 2 di danno, l'altra invece aumenta il danno. Se è di ossidiana, se, come ho visto bene, sì, ho visto bene. Se è di ossidiana aumenta il danno quando io prendo danno. Quando io, cioè non è che prendo danno, quando io ho il moltiplicatore più alto. Mi recupero questa perché io posso rimanere fermo e non perdo il conteggio. E quindi può risultare utile se ho bisogno di prendere tempo. Quella lì non so che cosa faccia, quella roba. Credo che mi dà 1 di danno, ma mi rende i nemici più difficili. Ah, faccio 2 di danno adesso e attacco dalla distanza. Quindi è buona. Quello lì mi permette di pagare di meno il shop. Sì, teniamocelo presente. Questa cosa è utile. Vorrei evitare però di andare lì dentro perché può essere pericoloso. Come sono felice di aver evitato in parte. Superiamo questo problemozzo, che è quel nemico in particolare. Prendiamo quella cosciotta di pollo, che può essere utile, molto utile. Vorrei trovare il boss, dovrebbe essere a destra. Quello lì dovrebbe esplodere, quindi sì, ricordavo bene. Ok, per fortuna che me lo ricordavo molto bene, se no rischiavo di pigliarci anche danno. Brutto boss questo. Facciamo così, dovremmo shottarlo. Ed è stato così, propriamente. Teniamoci a distanza, giusto perché voglio evitare di rischiare il tutto. Posso già sbloccarmi uno tra i personaggi più difficili da sbloccare in questo gioco, che è quello che ha bisogno della chiave, di questa chiave qui. E ok, ora.
Mi sposti, però non mi interessa troppo. Evitiamo di fare cagate. Là c'è un negozio che mi dà una di queste che è molto utile. Questa mi permette di camminare tranquillamente sui terreni. Le voglio, no, voglio scarpette da ballo. Ok, qua a sinistra non c'è nulla. Posso vedere la mappa della situazione, quindi può essere molto buona. Ricordiamocela, voglio cercare di mantenere un livello di protezione adeguato contro i nemici, quindi ok, è particolare questa situazione perché adesso scaverò tutto qua attorno per rimanere sicuro. L'ingordigia mi premia, quindi se mangio molto dovrei ottenere più molte cure. Ok, perfetto, abbiamo sbloccato questo coso che adesso vi dirò nel, come si può dire, nel prossimo, a inizio prossimo livello cosa fa. Ho preso là dei danni brutti. Io però utilizzerei il fattore che l'ingordigia mi aiuta. Ok, perfetto, un po' poco perfetto del fatto che abbiamo preso un po' di danni, ma fa nulla, non è troppo preoccupante. Ok, devo dire la verità che tra tutte le canzoni queste sono quelle che mi piacciono di meno. Mentre invece quelle... Ancora King Konga, ci sono svariati boss, cioè sono quattro, però noi siamo sfigati e troviamo King Konga. In realtà possiamo anche stare fermi, tipo, perché non perdiamo il ritmo se stiamo fermi, quindi rimaniamo fermi e aspettiamo. Tan, tan, tan. King Konga è veramente una bella musichetta. Ho perso il ritmo, però per fortuna King Konga non mi ha attaccato. A volte lo fa. Facciamo così e liberiamoci da tutta situazione. Pigliaci danno, King. Morto King Konga. Non è flawless perché non ho rispettato il fattore del tempo. Porcato. I have to find the golden loot. And abandon your child? With these notes, it shouldn't take long to find. What was so important about golden loot? Errore di traduzione. Là non dice golden loot. Cioè, nel senso, bottino, dice loot. E il loot sono così importanti, in teoria, credo. Va bene, la storia si sta raccontando da sola, non la voglio commentare. Ho sbloccato la colomba. Dove, che sarebbe una colomba. E ok, allora, il nuovo personaggio che abbiamo sbloccato è questo. Che mi permette per dei diamanti di portare questi oggetti nelle prossime zone. Abbiamo già sbloccato la zona... No, rimani, spendi diamanti. Abbiamo già sbloccato la zona 3. Presto la zona 4. Non volevo prendere quello, a sto punto faccio così e fanculo. E andiamo nella zona 3 che è veramente bellina. Ah, questo mi permette di provare le armi che abbiamo trovato nel gioco, però non ci permette di portarcele, non ci permette di portarcela presso. Andiamo nella zona 3 che è molto particolare, ovviamente il ritmo è aumentato, quindi prenderò più stecche di una bistecca. Ed è particolare perché ha due tipi di musica, se notate. Devo ripigliarmi la mano sulla zona. Due tipi di musica, quando siamo nella zona blu. C'è questa musica molto pop. Quando passiamo nella zona rossa c'è questa, non pop, molto techno, scusatemi. Quando siamo nella zona rossa invece passiamo subito a una musica più, come si può dire, non mi viene il termine adeguato, però adesso mi verrà. Più, ok, mi vuoi far capire quando vuoi venire verso di me, nemico? Ok, perfetto, eliminato, quindi sono contento. Comunque, qua è molto più rock, l'altra invece dovrebbe essere molto più techno. È molto carina questa musichetta. Ovviamente non ho ancora avuto i consigli su come cambiare le musiche a vostro piacimento. Ah, se avete notato, la voce dello shopkeeper è veramente la migliore voce che avete mai sentito, di sicuro. Una voce lirica, perché, scusatemi, ma questo shopkeeper è fantastico. Io devo mangiare questo, mi piglio questa torcia che mi permette di vedere più lontano e me ne vado. Un giorno ti sconfiggerò, shopkeeper, ma non è il momento perché non voglio morire male. Ho una lancia a livello base, ma non è troppo inutile. Bisogna stare attenti. Allora, nelle zone in cui
c'è il ghiaccio. E scivolerete mentre nelle zone in cui c'è il fuoco a terra prenderete un danno se ci rimanete sopra. Questa è ghiaccia i nemici. Mi piglio più uno difesa, ghiaccia i nemici. Questa invece, ricchezza, la uso subito. Quindi facciamo che uso anche questo formaggino. Là c'è già il boss. Devo ricordarmi di utilizzare la cosa. Ok, va bene. Questa qua è una musichetta molto bellina e il fatto che ci siano sia in tutte, cioè, che ci siano in tutte le versioni è veramente sinonimo del gioco quanto è fatto bene e con cura. Veramente. Ah, non mi ricordo quanta vita hanno, è da un bel po' che non arrivo a questo punto del gioco. Più che altro perché poi mi sono bloccato con la zona 4 anche nel mio let's play per un lungo periodo, quindi è stato. Qua ci arrivavo poche volte perché andavo direttamente in zona 4. Preferisco perdere del tempo qui che fare minchiate ora, perché siamo quasi arrivati al boss. E sì, stiamo facendo molto in fretta, lo dico proprio tranquillamente. Però faremo a un certo punto del gioco le All Zone Mode quando avremo sbloccato quasi tutto. Ah, quella è stata una brutta cosa. Ah, questi qua non dovete mai attaccarli quando non sono in zona. Quello mi uccideva per forza, purtroppo, perché non potevo più muovermi. Però va bene, dai. Ritorno alla lobby, abbiamo tre di questi cosi, quindi possiamo comprarci qualcosa. Mi voglio prendere più 1.5 di difesa, perché tra queste le cose più utili, secondo me, è la cosa più utile. Andiamo nella zona 3. Spero che il gioco vi stia piacendo. Io praticamente per giocarci ho bisogno solo di una mano. Questa cosa vi spinge, se non avete notato. Lo slime ghiacciato rilascia ghiaccio, lo slime di fuoco rilascia fuoco, quel coso lì rilascia ghiaccio nella zona in cui è. Lo scheletro si muove più veloce quando è a cavallo, quindi attenti. Posso ottenere cose a caso da questo qua, potrei ottenere grandi ricompense o nulla. Ovviamente mi sembra che ho ottenuto il nulla. No, non mi far stare lì bloccato, che se no prendo danno. Fuoco orizzontale, ok, una buona spell questa. Cadence è il personaggio base, che è quello che stiamo utilizzando. Ci tenevo giusto a dirlo, ma non è troppo importante come informazione. Vorrei in realtà arrivare là sotto, quindi devo fare così praticamente. Vabbè, ho usato una bomba direttamente, quindi non c'ho bisogno di utilizzarla. Andiamo qui. Oh, mi dà delle armi che sono potenti, ma se. Le uso male, cioè se vengo colpito mi tiene bloccato per tot tempo questa cosa, quindi ecco, blocca anche i nemici, quindi perfetto. Adesso siamo riusciti a liberarci dalla mossa infinita di questo, mentre ora dovrebbe uscirci molto più facile. Ok, me la so giocata io bene, sono lì era morte sicura. Veramente quanto era close quella situazione sulla morte. Su sinistra ci mangiamo questa cosa e vediamo subito se otteniamo qualcosa qui. Armatura potenziata. Che fortuna, è una delle armature migliori del gioco questa. 66, credo di potermi prendere questa qui. La voglio prendere perché fa 4 di danno. Però se prendo danno si rompe come tutti gli oggetti di questo tipo. Quindi è veramente potente, però potete perderla facilmente, quindi state molto attenti. Vedete, shottiamo questo nemico. Attenti a non perdere male la situazione e tutto andrà bene. La musica, come si può dire, è sempre carina. E se guardate le pareti che sbrilluccicano, notate che sono quelle che contengono i diamantolli, che sono molto utili per sbloccare gli oggetti, come ben sappiamo, o per renderci la vita molto più facile nel prossimo futuro. Ok, qua tutti i nemici praticamente non dovrebbero rimanere più di un colpo. Ok, il boss giustamente è un boss, quindi rimane più di un colpo contro di me. Cioè, mi viene ogni tanto voglia di parlare a suono. Là abbiamo visto un nemico particolare che ovviamente non vedremo di più perché purtroppo se l'è scappato con i miei soldi e quindi non ci degnerà della sua presenza. Vabbè, qua è all'infinitum la cosa, quindi meglio lasciare stare. Meglio mettersi di lato e tutto andrà bene. Meglio perdere il ritmo che perdere quest'arma che è molto potente. Ecco, e ora siamo un po' nei cavoli perché devo recuperare un'arma. Posso fare così, giusto per liberarmi dai problemi un secondo.
ho un'altra pala di fuoco, però mi recupero questa che ogni 10 uccisioni mi cura. Importante saperlo. E se sono a un mezzo cuore, fa più danno. Sono deficiente perché questo danno lo potevo risparmiare. No, perché ho sparato Fireball? Non avevo una mela? Vabbè, fa nulla. Comunque, se sono a mezzo cuore, è molto più potente. E ogni 8 uccisioni mi cura. Questo qua è stronzo. Ok, liberiamoci. È un Ambrose War, quindi attacca le sezioni sopra, cioè le tre sezioni ad arco sopra di me. Fa tre colpi in quel modo, come avete benissimo notato. Si è rallentata, per fortuna, perché ho premuto qualcosa. E solo riesce a shottare praticamente l'universo, però ho mezzo cuore. Vedo tutti gli oggetti, il monocolo può essere estremamente utile. Cioè, se io colpisco un nemico lo uccido ora, perché sono appunto a mezzo cuore. È importante sapere queste cose e che questa cosa rallenta la situation. Ok, là c'è una mela che può essere utile. Ok, vorrei evitare di fare minchiate giusto per sicurezza. Ecco, già questa era una minchiata enorme. Per fortuna che mi aveva curato, tipo. Se no non mi spiego come faccio a essere vivo. Devo tenere ben conto il fatto che se qua sbaglio di poco anche sono morto. Quindi vorrei... Perfetto. Vienimi qua tu, perché io non ho voglia di avvicinarmi. Ok, adesso si è disattivata l'armatura. Ok, è importante comunque tenerlo presente questo fattore. E possiamo in realtà affrontare il boss, anche se non credo che ce la faremo. Fanculo a me. Non me la so proprio mandata. Ritorna alla lobby e vediamo qui. Posso prendermi più una cesta di quel tipo, però meglio di no. Vorrei pigliarmi questo. Questo, poi mi piglio le 4 chest. Ho ancora 3. Mi prendo questa qua che è più potente e spendo gli ultimi 2 qui sopra. Sì, li spendo qua. Incantamento dell'arma. Perfetto, adesso andiamo nella zona 3, affrontiamolo. Non so se si sente più di tanto lo smesciare dei tasti, perché questo episodio non è registrato molto in differita con l'altro. Ovviamente questo boss che abbiamo appena affrontato ha un effetto molto particolare di... come si può dire? Ha un effetto di levarci la musica per tutto il tempo in cui rimane. Ah, se si forma del ghiaccio sulla zona di fuoco o del fuoco sulla zona di ghiaccio, il ghiaccio diventa acqua. Posso incantare la mia arma, che è una cosa buona, quindi meglio tenersela per un'arma migliore di questa. Vediamo un pochettino cosa vendono qua. Vendono roba utile, che è prima di tutto questa. Attacco più ampia, sapete benissimo in che senso. La incantiamo questa. Ok, fa il doppio del danno. Dammi la mappa e l'altra cosa, così possiamo vedere tranquillamente tutta la mappa che è in basso a destra. Ok, quindi sappiamo dove andare. Allora, attacca fino a tipo due caselle, allora, due caselle laterali, nel senso, se io sono qui, attacca fino a qui, tipo. Ok? Va bene, facciamo vedere un pochettino, se ci riesco. Ecco qua, perfetto. Quindi se io, no, ok, fino a lì non ci arriva, però non ci arriva quasi... Arriva solo di due caselle, non di tre. E può essere molto utile. Non è male, quantomeno. Perché se la giocate molto bene, vi renderà la partita molto più semplice. Quante volte ho detto molto? Tante. Però era molto importante farmi capire. Oddio mio santo, questa è una situazione pessima. Di solito per, cioè, trovarsi in una situazione del genere è brutta. Però sono riuscito a uscirne con eleganza e stile. Ok, facciamo così e eliminiamo tutti i nemici più facilmente. Oddio, non me l'aspettavo che era un Mimic. E non mi ricordavo che per distruggerlo dovevo allontanarmi praticamente. Se no, mi faceva danno. Se me lo ricordavo, non avrei preso danno, ovviamente. Molto, molto di questo gioco è ricordarsi i pattern e assimilarli e poi ovviamente risvolgere a tempo il funzionamento dei pattern. Nel senso, tutti i nemici hanno un metodo di funzionamento che è sempre lo stesso, quindi se, a meno che non siete voi, dovreste potercela fare tranquillamente in ogni situazione, più o meno. Ok, qua al contrario il funzionamento di
nei miei movimenti dopo quel colpo. Non c'è niente che mi cura? No, però posso prendere questo per vedere un po' di più la un po' di più gli oggetti. Pio questo e questo, perché intanto i soldi, questo è l'ultimo piano in cui mi servono soldi, cioè li posso usare. Quindi ok, non avevo notato quei cosi. Oh, trasformi, ok, non me l'aspettavo. Muori tu. Prendiamo questi tre diamantolli che ci rendono pian piano più potenti. E ok, se completiamo questa zona, credo che chiuderò il video qui. Ovviamente bisogna vedere se la completiamo. Quello lì è fastidioso per il fatto principale che si teletrasporta dietro di noi. E se non si teletrasporta dietro di noi ci uccide, almeno rischia. Ok, così riusciamo a ucciderlo facilmente. Ho bisogno di prendere il tempo a qualcosa. Vediamo se mi dà qualcosa, visto che i soldi non mi servono. Meglio evitare di andare in quel punto, perché significa praticamente morire. Ok, facciamo così. Aspettiamo. Ok, morto. C'è una cesta particolare lì. Adesso vediamo subito che cosa fare, se prenderla oppure no. Sì, la possiamo prendere, però non so se riusciremo a farcela. Dovrò anche fare un taglio ora. Oddio mio santo. Se... ok. Qua però ci finisco male. Oh, no, miracolo, non avrei mai detto. Ok, giusto un attimo, adesso arrivato al boss. Oddio, se ne è incasinata la canzone, mi sono preoccupato. Death Metal mi uccide molto probabilmente. Però lo vediamo fra poco. Fra pochino ragazzi, faccio un leggero taglio. Perfetto ragazzotti, eccoci qua di nuovo. È ora di affrontare Death Metal, che ha una canzone molto Death Metal. Sì, è vero, il suo nome deriva da quello, in teoria. Ed ha una grande numero di vita, quindi bisogna stare attenta. Bisogna stare attenti, anzi, scusatemi. Ok, però ce l'abbiamo fatta e abbiamo anche liberato già la zona. Praticamente io ho passato una mezz'ora solo per finire questo. Godetevi anche questa, cazzi. We were so happy together. Until my mother got sick. I just want to help you, Melanie. Can't you see that? There's a reason my mother took that thing away, Dorian. Don't go. I have to find it. I have to risk it. Ok, la storia si sta infittendo. Ritorniamo alla lobby. Abbiamo sbloccato Monk. E qua abbiamo sbloccato tutto. Quindi ci prendiamo tutta questa roba e vediamo cosa fare nel prossimo episodio. Anche tutta questa qui. Abbiamo ancora 7 monetozze. E direi di andare anche a comprarvi questo e questo. È perfetto. Quindi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video qua di Crypt of the NecroDancer da Leone. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi, commentate, lasciate un mi piace e condividetelo. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao!